Salve ragazzi, bentornati su Sognando Videogame, sempre con il vostro Sid. Allora ragazzi, oggi siamo tornati su Evoland e nell'ultima puntata ci siamo fatti ammazzare dal boss di fine livello, diciamo di fine dungeon. Ora sono tornato nel punto di partenza, quindi vi ho tagliato tutta quella parte noiosa. Siamo con più vita, con più equipaggiamenti, che come potete vedere siamo messi molto bene, mancano solo due pezzi se la vista non mi inganna. Un secondo che levo tutto sto lampio che mi sta dando agli occhi, perfetto. Ok, vediamo se riusciamo ad uccidere. Levo il mouse, vediamo se riusciamo ad uccidere sto essere maledetto. Ma perché devo aprire sto cassonetto? Non posso fare altro, tipo, più che ne so. Ma che arma più forte. No, vero? Affanculo. Ops, sì, lo so. Tu sei tizio, tu sei cazzuto, io non sono nessuno, ma andiamo lo stesso perché io sono Faigo! Madò come ti sto fre... No ragazzi, non ci posso credere. Tipo se era un bug erano tutte risate. Ho preso il fuoco in pieno. Beh, mi sa che mi ammazza anche questa volta. Questo perché io sono molto intelligente. Madò, ma non posso beccare sempre il fuoco in pieno. Proviamo a fare una bottazza di violè. Ok, pipistrelli, venite qui, datemi tanta vita che ne ho bisogno. Tu, vita. Vita. Non me ne mangio niente, mi fa male. Vita, un paio di scatole. Aiuto! Tanta vita! Non ce la farò mai. Ma perché mi ricorda molto il Lich King sto essere? Sì ragazzi, un tempo giocavo a World of Warcraft, molto tempo fa. Poi quando sono arrivate tutte le ste patch nuove, sinceramente ci ho perso un po' di interesse. Perché io ragazzi ho cominciato con la Burning e ho finito con la Burning Crusade. No, ma io ci devo dare un altro. Ah, c'è il fuoco. Cioè, di quando ho capito, sto tizio è debole. Cioè, io sono debole al fuoco di quando ho potuto capire. Vabbè, ragazzi, mi sa che moriremo anche questa volta. A meno che uno di questi pistelli mi lascia tanta di quella vita da recuperarmi tutto, ma non mi lasceranno niente. Un po' di vita, evviva. Ok. Ragazzi, naturalmente... Io se non ci muoio sì e no due volte non sono contento. Ora però, ora che ho capito come ucciderlo, dovrei riuscire a farcela alla prossima botta. Ormai questa mi sa che è persa. E infatti. Va bene ragazzi, faccio un piccolo taglio, ci rivediamo fra poco. E ragazzi, eccoci ritornati, sperando che questa volta riusciamo ad uccidere sto... Comunque, sì, lo so, tu sei figo, io sono scarso in confronto a te. Allora, si è sparato le due palle di fuoco. Ok, fatto bene. Ora io ti rompo tutto. Preso. Oh, come mi hai sgarato, figliolo. Non capisco però perché vado così lento. No, m'ha preso. Maledizione. Vita per me. No, maledizione, ha fregato.
Merd. Pianon 1-2. Sì, devi morire! Promen! Ora dammi l'altro pezzo di medaglione che io me ne devo tornare indietro. Sì, ci siamo ragazzi! Ora ma... What? Oh, fighissimo! Addirittura? Andiamo, comp. Devo per double twin, non so cosa cacchio vuol dire, ma io... Fast, you bye bye slow CD loading it, you wonder ready. Non so cosa ho fatto, ma va bene! Prima cosa da fare innanzitutto, come cosa fondamentale... Ah, mi ha tolto il caricamento finalmente, non c'era più il loading bruttissimo. Salviamo. Che quel mostro è stato veramente un po'... non arduo, alquanto rottura di scatole però. Parliamo con lo zio della tipa. Allora. Perfetto, ora è tutti e due, tutti i pezzi di amuleto. Possiamo andare nella cittadella nera. Io trovo... mi troverai a est di Aogai, dalla parte del river. Buona fortuna. Devo andare a fare un altro pezzo di strada. Ah, caccia la vecchia pazza. Dopo che mi sono fatto 2 ore e mezza di bordello, me ne devo anche andare a est di Aogai. Non era più facile. Ma io vi dico una cosa, intanto mi compro una para di pozioni e mi compro anche una para di Phoenix Down, perché sinceramente penso che mi dovrebbero bastare. Ok, per andare a sto Doga devo obbligatoriamente uscire di qui, perché ragazzi, come avete visto, è pieno pieno di... oh wow, combattimenti che se ci sono sempre... ah. Ai, non mi costringere, tanto non mi costringere a farti del male. Che ne dici di buttarmi una curetta, Gioia? La ringrazio. Che poi ragazzi, ora che ci penso, che è che il gioco è cominciato dal nulla? È che la storia è alquanto normale, cioè sconfiggi il male molto alla Zelda, però va, io ora qua dove mazza devo andare? Questi combattimenti sono odiosi. Ho detto che li tagliavo, però sinceramente molte volte sono core, cioè non durano più di tanto. Ai, ma fanno male, tanto male, morite. Forse non sono stato abbastanza chiaro, dovete morire. Ora se io vado di qui c'è una grotta, mi ricordo che forse c'ero già andato, non ne sono sicuro, ci do un occhio. Tanto con la scusa che ci siamo ragazzi, facciamo tutti da una botta sola. Morto il fungo. Ok, tu mi butti una curettina, così siamo belli carichi una volta arrivata alla cittadella nera. Perché non so perché ho la netta impressione che, che ci faranno neri, proprio così a pelo. Vabbè,
bene, va. Uccidiamolo subito. E ci ha rotto le scatole. Wow, livello 8. Vediamo un po'. Ah! Queste qui erano le rovine. Sono geniale. Ragazzi, faccio un piccolo taglio fino a... secondo me la parte interessata, perché questa parte è inutile. Eccoci ragazzi, in poche parole dovevamo andare, dovevamo passare il fiume e penso questa sia la città della ne... ah, cioè un combattimento così era bruttissimo. Vediamo un po'. Oh, ciao! Allora, sei tu, sei il male che ha, fatto male alla mia casa, tipo. Oddio. Il mio nome è Zephyros. Wow. Hai fatto una lunga strada per trovarmi. Vale, i tuoi sforzi sono stati vani. Te lo dico, la potenza è incomparabile. Niente comparata alla mia. E ora te lo proverò. No, che verrò tutta. Ma è un combattimento... oh, un combattimento così? Ma io ora ti faccio nuovo, figlio. Vai, usa l'X Crystal! Non gli hai fatto una mazza, sei inutile! Prendi, guarda... fai una cosa buona. Cura. Cura come se non ci fosse un domani. Perfetto. Cioè, se tutto il combattimento è così... allora ragazzi, vi dico una cosa. Se il combattimento è così e risulta anche abbastanza lungo, io taglio perché non farò altro. Anzi ragazzi, sta parte la taglio perché a meno che... allora ragazzi, faremo così. Io ora questa parte la sto tagliando. Se succede qualcosa di interessante durante il video ve lo farò vedere. Ma se tutto quanto così è inutile fargli perdere tempo. Quindi ragazzi, non so che è successo, questo ha cominciato a parlare all'improvviso. Questo è abbastanza. Mi sono stancato di giocare con te. Ok. No, fermo di dopo. L'ho fermato. Oddio. Lo sapevo che mi serviva una fenice. Che chiamatemi provvidenza. Ma porco... ma allora sei duro. Finita. Ah ragazzi, cioè io ho spaccato due fenici per niente, devo morire comunque. Non possiamo ci arrenderci, combatteremo fino alla morte. Così sia. No, non ci credo, dai. Non mi può finire così. No, no. Keris, grazie. Hai fatto tutto questo per me. Sei riuscito a proteggermi. Ora, ti ho combattuto sempre per me. Per favore, promettimi, dimmi che combatterai e che farai tornare tutto... cioè... dato che tutto è distrutto, impagare a fermare quello che è, fallo per me. Che ora diventa... dimmi che diventi cazzuto. Hai preso il potere special. Non ci credo! Pensa mi battuto? Penso di sì! Dove andarmi il manatri, non so cosa vuol dire. Ah, allora lui vuole distruggere il mondo per...
per spittizza. Ha ottenuto 2050 XP, livello 9, difesa aumentata. Sì, dopo di questo, cioè, ora come ce lo dico al vecchio che sua figlia è morta? Come faccio? Ragazzi, non so veramente come fare. Troverò un modo nella prossima puntata. Benissimo ragazzi, credo che Evoland sia quasi arrivato alla fine. Devo dire che questo episodio è stato veramente intrigante. Comunque ragazzi, questo video termina qui. Se il video vi è piaciuto ragazzi, come se mi di mettere un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti, e Facebook e Twitter che trovate in descrizione. Con questo ragazzi il vostro Sid vi saluta e vi dà appuntamento ad un prossimo video ragazzi, alla prossima!